Sì, è una legge che non vuole soltanto, diciamo così, punire gli autori di reati, ma vuole provare a creare una cultura del rispetto e dell'inclusione. Si tratta dell'estensione della legge Mancino, che già oggi punisce le espressioni e gli atti di odio nei confronti delle persone sulla base della loro nazionalità, etnia o religione, e noi chiediamo di allargare questa legge anche alle ipotesi in cui la vittima del reato sia stata colpita a causa del proprio orientamento sessuale, della propria identità di genere o del proprio ruolo di genere. Legge che è già stata firmata da oltre un terzo dei deputati. Sì, la legge ha 221 firme, quindi più di un terzo dei deputati al Parlamento l'hanno sostenuta in via di presentazione. Noi speriamo che questo preluda a una rapidissima calendarizzazione e anche all'approvazione, perché questa è una legge contro l'odio. Io penso che questo Parlamento debba essere orgoglioso di promuovere e approvare a larghissima maggioranza una legge che dice al Paese che l'odio omofobico e transfobico non vanno bene, non sono una cosa che noi accettiamo.